Tu che vai a casa, troverai tuo marito, tua moglie, i tuoi figli. Troverai le persone con cui domani andrai a scuola, all'università, i tuoi colleghi di lavoro, i tuoi vicini di casa. Persone che forse non meritano niente, che non si accorgono nemmeno se gli fai qualcosa di buono. Siccome Giuseppe d'Arimatea, vivi amando con gratuità. Questa è la Pasqua. Noi non possiamo fermare una guerra, non possiamo convincere i potenti del mondo a non fare del male, ma possiamo nel nostro piccolo vivere diversamente, vivere in una logica contraria a quella della violenza, che è quella dell'amore, che è l'amore gratuito, che fare le cose così, con coraggio, con determinazione, con creatività, con passione, a fondo perduto, davvero a fondo perduto. Allora noi saremo come il mattino di Pasqua, perché chi avrà incontrato questa esperienza dell'amore ha incontrato qualcosa che non ha presentato il conto, che ha amato e basta, che c'è stato, che ha fatto la sua parte.